Ciao, continuiamo con questa animazione della palla che avevamo cominciato a fare nelle lezioni precedenti. E adesso, se questo era lo schizzo, diciamo, la matita, vediamo un attimo come si può andare a rifinire. Per farlo ci sono comodi i livelli. Quindi, finora abbiamo disegnato sul livello Lines, Fills non l'abbiamo usato, però insomma il livello Lines è quello della nostra bozza, quindi magari gli cambio nome in bozza. Ora, per andare a rifinire, creo prima di tutto un nuovo livello che chiamerò pavimento. Perché? Perché siccome il pavimento non si muove, sarà sempre uguale, lo posso disegnare su un livello che non animerò e quindi rimarrà uguale dal primo fotogramma all'ultimo. Quindi mi assicuro di essere sul primo fotogramma e se devo farlo con un materiale particolare, posso per esempio venire qua e guardare uno dei materiali che ci sono già per vedere se mi può andare bene, per esempio questo solid fill potrebbe essere quello che mi va bene per il pavimento. Allora, finora abbiamo disegnato con questo solid stroke. Siccome l'abbiamo usato per la bozza, io cambierei nome anche al materiale in bozza per essere sicuri che sappiamo che è quello che abbiamo usato per quello. Riparto da questo e lo chiamo pavimento e magari appunto invece che grigio cambiamo di colore tanto per capirci un po' meglio. Ora non preoccupiamoci molto, vedremo con calma tutti i modi per disegnare. Comunque vado a selezionare uno strumento che possa andarmi bene, come penna, e per esempio, adesso che so di avere il riempimento, trascino questa parte e ho disegnato il pavimento. Volendo posso anche andare ad aggiungere altri elementi. Ricordatevi sempre, zoomando indietro, che questo è lo spazio visto dalla telecamera, per cui magari potrei anche fare qualcosa del genere per essere sicuro di prendere l'intera telecamera. E questo allora l'abbiamo fatto sul livello pavimento. Creo un nuovo livello che chiamo palla e qui andrò a fare il disegno della palla, quello definitivo, non quello temporaneo. Allora notate anche nella timeline qua sotto che tutti i livelli sono indicati, quindi potete anche cambiare livello facilmente cliccando qui sotto su un livello diverso. Alcuni dei parametri sono qui gli stessi che trovate laggiù, quindi vedete per disattivare e attivare un livello. Fills in questo momento, siccome non l'ho usato, lo butto, quindi premo meno e lo butto via. E questa è l'opacità, quindi per esempio se io abbasso da 1 a 0, piano piano vedete, diventa sempre più leggero ed è il valore di opacità che c'è qui. Quindi anche qui è un modo più pratico per poter avere a disposizione alcune delle cose che sono qui, in modo tale che magari possiamo stare in quest'area sulla sezione materiali invece che sulla sezione dei livelli, perché alcune delle funzioni le troviamo qua. Quindi se io adesso faccio play, posso vedere che il pavimento rimane sempre, perché infatti guardate, il suo fotogramma si trova qui all'inizio per pavimento. E poi non cambia più. Quindi devo stare attento, per esempio, non se riseleziono il livello pavimento e magari qui a livello 16 faccio qualcosa, cosa succede? Che ho cambiato il pavimento a 16 e quindi per tutto il periodo prima il pavimento rimane uguale e a 16 cambia. Quindi attenzione a non farlo, ora faccio annulla e appunto soprattutto posizionarsi nel primo fotogramma dopo il quale volete che il vostro oggetto rimanga sempre uguale, quindi rimarrà sempre uguale da lì in poi. Quindi mi sposto adesso sul livello della palla per disegnare la palla e avrò bisogno di un materiale per essa, quindi riparto da quello del pavimento per semplicità e premo il tasto copia e lo chiamo palla. E invece che questo marrone andiamo a scegliere un colore più allegro, quindi prendo un giallo e magari faccio anche stroke e gli faccio un bordino. Posso pescare con questo lo stesso giallo e perché no andare un po' a scurirlo, può essere un metodo per ottenere uno stroke, diciamo, di un colore simile. Faccio una prova, se premo preview qui e la apro posso vedere un'anteprima un po' più grande di come sarebbero questi due colori. Quindi ora che mi trovo di nuovo sul fotogramma 1, mi trovo sul layer palla, se disegno qui sopra la mia palla, l'ho disegnata sul livello palla, volendo potrei disattivare il livello bozza e non vedo più l'animazione. Se faccio play, adesso vedete, no, non c'è più nessuna animazione.
Ora potrei ridisegnare la palla su tutti gli altri fotogrammi. Allora, no, notate intanto che se uso freccia su e freccia giù non funziona perché, siccome mi trovo sul livello palla, non ho keyframe su questo livello. Devo muovermi a mano sul terzo. Sul terzo la mia palla è qui. Invece di ridisegnarla, vado in Edit Mode con il tab, seleziono la mia palla e la sposto. Ops, scusate. Ho selezionato anche dagli altri livelli che posso selezionare da più livelli. Qual è la cosa migliore? È bloccare qua i livelli che non voglio modificare, quindi voglio modificare solo questo. Quindi ora seleziono magari in modalità stroke, seleziono questo stroke e nel layer 3 lo sposto qui. Poi vado al 6 e lo sposto al suo posto. In questo modo sono sicuro che la palla è sempre quella. Poi vengo qui e la sposto qui. Per ora la sto copiando esattamente com'è. Qui si trova in questa posizione, quindi non la sto deformando, diciamo. Qui si è spostata appena appena avanti, la sto solo spostando nelle posizioni, ricalcando la bozza. Questo mi garantisce che la palla sia sempre uguale. E G la sposto qua. Ora, se faccio play, vedo la palla che corrisponde a quella che ho disegnato qui. Potrei anche nascondere a questo punto il livello bozza e questa è l'animazione. Non ho più lo squash della palla quando è in basso. Lo devo ripristinare, siamo in edit mode e quindi posso semplicemente andare nel keyframe in questione, faccio S, Z e schiaccio la palla, poi la allargo. E la metto qui, poi vado qui. Quindi diciamo che posso utilizzare le funzioni ruota, scala per modificare il disegno. Quindi vedete, sto semplicemente cercando di adeguare il disegno che c'è già, che è un po' più semplice che non ridisegnarlo ogni volta. Ops, qua vedete, mi sono messo nel fotogramma sbagliato e ne ho creato uno in più. Devo stare attento ad andare in quello giusto. Se voglio essere sicuro, posso anche disattivare il tasto registra e in questo modo sono sicuro che anche se mi trovassi adesso, per esempio, su 7 e scalo e ruoto, lo fa su 6 perché non ho il tasto registra, come abbiamo visto il tastino di registra. Se non l'ho lasciato attivato, modificate quello precedente. Quindi ora ho ricreato l'animazione, posso appunto disattivare il livello bozza che non mi serve più, esco dall'edit mode e questa è la mia animazione. Grazie e alla prossima.